Le storie, vere o fantasiose dei pescatori, con i loro sogni e i loro desideri, sono sempre state popolate da grandi pesci, a volte addirittura irreali, sproporzionati, che hanno stimolato l'ingegno di artisti famosi come il fiammenghino, pesci enormi per i ristretti ambienti acquatici dei fiumi e dei laghi che li avrebbero ospitati. I grandi pesci sono divenuti persino simboli araldici di antiche famiglie comasche. E comunque sia, se capita di vedere qualche trofeo di pesca, questi sarà quasi sempre rappresentato da un grosso predone dalle zanne lunghe e acuminate. Se ci sono gli squali nelle acque lariane, sicuramente il loro re è il luccio. Questo pesce affascinante ha una forma del corpo molto allungata e la sua livrea presenta varie combinazioni di colore, dal verde al bruno, con caratteristiche macchie, strisce o screziature più scure. È inconfondibile il muso a becco d'anitra e la bocca munita di numerosissimi denti acuminati. Può raggiungere anche il metro e mezzo di lunghezza. Un altro predatore presente nei nostri laghi è il lucioperca, che, quanto a caratteristiche da squalo, non ha nulla da invidiare al nostrano luccio. Caratteristico e unico nel suo genere lo splendore argenteo degli occhi. Spiccano sul dorso due pinne, di cui la prima ha raggi duri. Il lucioperca può raggiungere la lunghezza di 1 metro e 30 centimetri. Nei giovani l'alimentazione è a base di crostacei planctonici e di invertebrati di fondo, mentre gli adulti si nutrono esclusivamente di pesci di dimensioni piuttosto ridotte. La riproduzione del lucioperca ha luogo di norma dalla fine di marzo agli inizi di giugno, ad una temperatura dell'acqua non inferiore ai 12 gradi. Le femmine depongono per ogni chilo del proprio peso 150-200.000 uova del diametro di 1 millimetro, 1,5 millimetri, che aderiscono tenacemente alla vegetazione acquatica, alle pietre, ai rami sommersi. La maturazione sessuale avviene comunemente alla fine del quarto anno. Lucci e lucioperca frequentano abitualmente anche fiumi a corrente lenta, dove si annidano tra radici o cavità. Considerate le loro dimensioni, la loro forza e non ultimo la bontà delle loro carni, è facile intuire il perché questi pesci siano particolarmente ricercati dal pescatore sportivo. Con un natante è più agevole costeggiare canneti e sponde che altrimenti sarebbero irraggiungibili dalla riva. Anzi, con l'eccessivo proliferare del cemento e delle recinzioni private lungo le rive, diventa quasi indispensabile ricorrere al mezzo nautico. Uno dei sistemi di pesca più in voga è sicuramente quello denominato mort-manier, traducibile in italiano morto manovrato. Roberto Cantaluppi, conosciuto anche come Ropino, ce ne fornisce le indicazioni basilari. Acciaio, scegliamo una montatura piuttosto leggera. Magari un pochettino leggera. Questo non è termosaldante. No, questo lo usi con nodo. Però. Esatto. Che basta il nodo. Basta il nodo così. Doppio nodo. Fai girare uno. Ah, fai il nodo così. Esatto, okay. Due. Okay. E poi dopo passi dentro così e l'acciaio. Abbastanza è una due. Cosa, è abbastanza due così perché guarda. Non lo spacchi più. Non lo spacchi più. A questo punto il pesce, già morto, viene fissato alle ancorette sui due lati. Appena dietro la testa viene quindi cucito con il filo di rame in modo da garantire la massima tenuta durante l'azione di pesca. Ed eccolo al lavoro. Per la pesca dei nostri predoni è disponibile sul mercato una straordinaria varietà di esche artificiali. Oltre alla soddisfazione legata alla specificazione di pesca, uscire in barca rappresenta una vera e propria full immersion in un ambiente naturale di grande fascino e suggestione. Solo il violento strappo della lenza può distogliere il pescatore da tanta pace e serenità. Solo il rumore delle possenti codate alle acque del lago, date dal luccio negli ultimi istanti della sua lotta, può rompere il salutare silenzio del lago stesso. Le ultime fasi della cattura sono spesso concitate, riprese a volte dagli stessi pescatori.
La notevole stazza di questi squali nostrani permette un agevole rilascio per chi voglia praticare la pesca no-kill. Va però prestata estrema attenzione per non procurarsi dolorose ferite con i loro denti acuminati. Lucci e lucioperca possono essere insidiati anche lungo le rive delle città. La pesca al lucioperca è molto redditizia, oltre che di grande fascino, se esercitata dal crepuscolo fino alla notte, lungo le passeggiate cittadine, illuminati dai lampioni, essendo l'occhio del perca strutturato per cacciare in questi momenti. La pesca dalla barca rimane comunque la più favorevole ed anche in questo caso l'uso del pesciolino, vivo o morto, rappresenta la tecnica più redditizia. Lucci e lucioperca non sono specie solitamente ricercate dai pescatori professionisti del lago di Como. Anzi, l'eventuale loro cattura rappresenta un fatto puramente casuale. Tuttavia, specialmente presso le foci dell'Ad e del Mera, non è raro che nelle perseghere calate per la cattura dei persici restino intrappolati nelle maglie della rete diversi esemplari giovani di lucioperca. Questo può capitare anche nelle oltane calate nel vicino Ceresio per lo sfoltimento del Gardon. La qualcosa non fa certamente dispiacere al pescatore, specie se si tratta di esemplari di grossa taglia, trattandosi comunque di pesci dal non disprezzabile valore gastronomico e quindi economico. Lucci e lucioperca diventano prelibate pietanze quando hanno la sventura di finire nella padella di pescatori buongustai. A seconda della dimensione, le loro carni sono ottime per essere lavorate in vari modi. I lucioperca piccoli, dato che nell'ario non hanno misure minime di protezione, sono ottimi filettati, mentre quelli più grossi, così come i lucci, si prestano ad essere cucinati arrosto, in umido, lessati o al sale. Purtroppo va detto che sul lago di Como non è diffusa una tradizione culinaria che li tenga nella dovuta considerazione. Ed è un vero peccato, perché il luccio, ma soprattutto il lucioperca, che nelle zone di origine è considerato un piatto di grande prestigio, rappresenterebbero portate di sicuro effetto e gradimento. Siamo dunque andati a trovare un bravissimo chef, Silvio, nel suo ristorante di Bellagio, dove ci ha preparato un gustoso piatto a base di luccio. Mettiamo un po' di olio d'oliva in due tegami differenti, facciamo arrotolare un po' di aglio, prendiamo dal luccio fatto filettini piccoli e prendiamo dei funghi champignon. Questo piatto abbiamo detto che è il piatto Lago Monti. A questo punto il pesce e i funghi vengono pressati con le mani in un'apposita forma e si ottiene un meraviglioso tortino, lago e monti. Che siano veri o fantastici, che le loro dimensioni vengono definite a seconda dell'apertura delle braccia dei pescatori, poco importa. Se non ci fossero questi squali dolci, per noi pescatori sarebbe una noia insopportabile.